La cucina quotidiana, salve. Stasera volevo fare una insalatina di seppia, anche perché l'ultima seppia che avevo in frigo congelata, siccome sta arrivando la nuova stagione delle seppie, questa è l'ultima, la mangio e così possiamo reintegrare la dispensa di seppie. Seppie, bisogna ricordarsi che congelate sono buone perché subiscono una specie di frollatura con il ghiaccio. E rimangono sempre molto più tenere che ne usarle da fresche. Allora, le volevo condire con preparare con patate e fagiolini. Fagiolini li ho già lessati a vapore, anche quelli erano dell'anno scorso il mio orto congelati. L'ho fatti a vapore adesso e sono buoni da mangiare. L'ho assaggiato e non sono male. Adesso farò anche una patatina a vapore fatta a pezzetti. E li volevo condire però. Invece che col solito battuto prezzemolo e aglio e quelle cose così, con dei cubotti di aglio orsino che ho anche questi della scorsa primavera. Oggi tutta roba di congelatore. Va bene lo stesso. Aglio orsino e ci sono anche dei pinoli perché è un pesto quasi pronto, non c'è il formaggio. C'è solo aglio orsino, sale, olio e un pochino di pinoli. Allora, ho pulito le seppie per bene, adesso prima operazione, carota, sedano, cipolla, foglia d'alloro e grani di pepe, metto a bollire, quando l'acqua bolle metto dentro le seppie e abbasso l'acqua, abbasso il bollore piano piano, lo faccio andare piano piano, nel giro di 20 minuti la seppia si dovrebbe cuocere e poi la lascerò stiepidire nel suo brodo di cottura e questo la renderà veramente tenerissima. Il brodo sta bollendo, metto giù la seppia, ci ho messo anche una manciata di sale naturalmente, aspetto che torni a bollore e poi la abbasso e la mando piano piano. Le patate sono dentro la pentola per il vapore, bene, ci metto sopra anche l'aglio orsino così si scalda e aspettiamo. La nostra seppia sta andando bene, ormai dovremmo quasi essere, le patate invece sono pronte, spegniamo il fuoco e tiriamo fuori il cestello, opla, cercando di non rovesciare tutte dentro come al solito, così l'aglio orsino si è sciolto, è quasi pronto per condire le patate. Ormai ci dovremmo essere con la seppia, guardate. Forchetta penetra facilmente. Ci siamo. Adesso spengo e le lascio raffreddare qui dentro. Ci vorrà un pochino di più che ne tutta la bollitura, però verranno tenerissime, garantito. La seppia è pronta, bella morbida. Adesso facciamo a striscioline. Ancora un po' calduccia, eh? E poi buttiamo dentro, assaggiamo, tenerissima. Faccio tutte striscioline, magari un po' più fine di quelle che ho già fatto, se no non ci rende assolutamente niente. E mettiamo dentro e poi condisco con un bel goccio d'olio e il mio pesto di aglio orsino. Sono niente curioso di sentire come viene, secondo me viene buono perché l'aglio orsino è piccantino, sa di aglio, però è diverso dall'aglio. Ho messo un pochino di aglio orsino, un po' di cucchiaino di olio, il sale che mi ero dimenticato e adesso giriamo. Penso che l'aglio orsino ce ne voglia un pochino di più. Forse devo sciogliere nell'olio. Congelato l'anno scorso, viene su un profumo buonissimo. Ci vorrà ancora un po' d'olio perché vedo che le patate sono asciutte. Curca. Piccante.
Sì, ci vuole ancora olio. Ok. Ci metto ancora aglio e giro. E poi preparo la tavola, andiamo in tavola. Pane fresco ce l'ho. Perfetto. Forse ci potrebbe stare bene una puntina di aceto, chissà. Sentiamo. Buono. Proprio buono. Ci metto una puntina di aceto. Adesso provo, Ci metto un goccino di aceto di mele. Secondo me dovrebbe aiutare. Molto bene. Fatto qua, se ne un po' troppo, le patate si stanno sfaldando tutte. Patata, assaggiamo con l'aceto. Perfetto, lo sapevo che ci voleva. Bene, possiamo andare in tavola. Seppie con fagiolini, patate e aglio orsino. Buon appetito.